Hello everyone! Oggi sono tornata con un video sull'America. Era un po' che non facevo un video proprio sull'America e questo è anche un po' difficile da girare perché ho pensato a 5 motivi per cui io credo che la qualità di vita sia migliore in Italia rispetto all'America. E con questo non voglio dire che l'America, gli Stati Uniti, non abbiano nulla da offrire. Ovviamente ci sono tante cose positive che ci sono negli Stati Uniti. Per esempio la possibilità di avere una bellissima carriera. No vabbè, scherzo, si può fare anche in Italia, più o meno. In America è più facile. Però queste 5 cose, questi 5 punti, quando io sono in America, li sento. Cioè li sento, per me fanno davvero la differenza sulla qualità della mia vita, sulla vita di tutti i giorni proprio. E magari sono 5 cose a cui non avete mai pensato. Prima di iniziare con il video però voglio ricordarvi quanto importante sia e sia stato per me l'inglese nella mia vita. Per fare un video del genere vuol dire che io ho passato tempo in America, ho conosciuto persone americane, ho condiviso con americani. In generale quando viaggio mi piace condividere con le persone. L'inglese mi ha permesso di espandere i miei limiti e quindi vi direi che se uno dei vostri sogni è quello di migliorare il vostro inglese, quale momento migliore di settembre? Io per esempio adesso a settembre ricomincerò con le lezioni di yoga, perché ormai sembro mio nonno, il collo. È l'ora di iniziare. Non so se anche per voi l'anno va da settembre all'estate, non è da gennaio. Secondo me ci è rimasto da quando andavamo a scuola. Cambly, che è lo sponsor di oggi, è una piattaforma di e-learning con migliaia di insegnanti madrelingua con cui potete fare lezione la mattina presto, la sera tardi, in pausa pranzo, quando volete, quindi è super comoda. E io ve la consiglio, ve la continuo a consigliare perché in tanti mi scrivete: ah, ma come parli bene l'inglese qui o su Instagram, ma dove l'hai imparato? E secondo me Cambly è una piattaforma valida perché ti fa fare tanta conversazione, offre anche vari tipi di programmi. L'inglese per il lavoro, per chi vuole viaggiare, per chi ha un esame. Oltre ad essere super comodo, è anche economicamente vantaggioso, perché adesso da settembre, visto che appunto è settembre, ci serve questa spinta extra, lo sconto sui piani annuali che riceverete con il mio codice SoniaCandy55, qui c'è l'indizio, è del 55%, non più del 50%. Quindi praticamente con questo sconto una lezione vi parte dai 5,10 euro, vantaggioso. E in più con questo codice avete anche 15 minuti di lezione gratuita, quindi non c'è niente da perdere, la lezione gratuita fatevela. Però affrettatevi perché questo sconto del 55% è limitato, quindi i primi che arrivano se lo prendono. Trovate le informazioni giù. Iniziamo questo video. Che bello criticare. Vediamo però se siete d'accordo con me. Il primo punto, che per me è fondamentale e migliora la qualità della nostra vita, è che le città italiane sono camminabili. Cioè noi possiamo parcheggiare la macchina da una parte o addirittura non prenderla mai. Abbiamo la piazza, abbiamo le vie che partono da quella piazza, con i negozi, con i ristoranti, con le gelaterie, con i bar dove puoi fare l'aperitivo. Non serve nemmeno avere una meta e dire da casa: che ne dici di andare a fare questa cosa in questo punto specifico? Che spesso lo facciamo, ma spesso no. Spesso diciamo: andiamo verso quella zona, poi lì troviamo qualcosa. Negli Stati Uniti, con l'eccezione di alcune città, che spesso sono le città più antiche, questa cosa non la puoi fare, perché la città è costruita in maniera tale da essere molto dispersiva. Cioè, se tu prendi la macchina e la parcheggi davanti a un ristorante che ti piace e poi dopo finito di mangiare dici facciamo una passeggiata, è capace che vicino c'è l'autostrada, poi c'è un benzinaio, poi non c'è niente perché c'è un campo. Dove vai? E quindi uscito dal ristorante devi dire: ok, allora dove andiamo adesso? Aspetta, possiamo andare al bowling? Prendi la macchina e vai al bowling e poi si ripete la stessa storia. Camminare per la città, per me, poi soprattutto con le belle giornate, cambia proprio la qualità della vita. Negli Stati Uniti spesso non è possibile. Il punto numero 2 penso che sia legato anche a questo, nel senso, in America quando socializzi di solito fai sempre qualcosa. Uno si vede, magari va, ecco, inizia al ristorante. Ristorante velocissimo perché devi mangiare e andartene, perché se non stai consumando stai prendendo il tavolo, quindi via, ok? E dopo dici: dove andiamo? Andiamo a giocare a freccette? Lì. Vai e giochi a freccette. Dove andiamo? Che ne dite di andarci a bere una cosa? Lì. E bevi una cosa? È come se ci fossero sempre cose da fare. Anche in una situazione più tranquilla come a casa. Adesso mangiamo. Adesso giochiamo a un gioco da tavola. Adesso guardiamo la partita. Adesso... Mentre diciamo che in Italia noi non facciamo sempre una cosa dietro l'altra. Noi spesso... boh. Ci sediamo, parliamo, esistiamo, osserviamo. E devo dire che anche se
lo stile americano ha il suo perché, perché è abbastanza divertente. Pam, 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 pam. A me piace stare 3 ore seduta al tavolo a parlare. Mi piace. Perché poi quando sei seduta al tavolo e c'è il tuo trono che è la tua sedia e sai che ci resterai col tuo sedere per 5 ore, gli argomenti vengono fuori, anche argomenti particolari, interessanti. Che poi ci sta anche la serata in cui dico adesso giochiamo. Non so se mi sono spiegata però, senza contare che è anche più economico fare come facciamo noi. Punto numero 3, di questo ne avevo già parlato. In Italia, secondo me, ci sappiamo godere le piccole cose. Cioè, è come se in America loro si sapessero godere le grandi cose della vita. Loro magari sono bravi a costruirsi una carriera di successo. La casa, bella. La macchina, bella. Le macro cose sono bravi a godersele, a costruirsele. La villa con la piscina. Però poi magari sento che, ovviamente è generalizzato, però a tante persone sfugge la parte più semplice, i dettagli. Il saper stare fermo a godersi quel caffè, a godersi quel pezzo di torta, anche un pasto. Loro magari se lo fanno in macchina, così, mentre vanno. E io conosco molti più italiani invece che dicono no, no, per me il pasto è sacro, io mi voglio sedere. Pure che sono 20 minuti, però devono essere i miei 20 minuti sacri in cui mangio. 5 minuti il caffè, 5 minuti sacri in cui prendo il caffè. Questo è bello, perché alla fine la vita è fatta tanto delle piccole cose, secondo me. Punto numero 4, questo è ovvio se ci fermiamo un attimino a osservare, viaggiare in America, altri paesi, è molto più difficile, perché l'America è gigante, enorme, quindi tu magari prendi l'aereo per 5 ore, sei ancora in America, mentre in Italia con 5 ore arriviamo in Russia, in Africa, in 2 ore abbiamo cambiato completamente paese, lingua. Questo non solo è divertente, perché non sto solamente parlando di ah che bello viaggiare, ti apre anche tanto la mente e ti rende consapevole delle altre culture. È un po' uno stereotipo, è vero, perché tanti americani poi si informano e viaggiano e sanno, però è vero che ci sono tanti americani che non sono consapevoli delle altre culture, quasi zero, che non sanno quali lingue si parlano in altri paesi, che non sanno che le cose magari funzionano in maniera diversa o simile. Secondo me se fai un'indagine generale, gli italiani sono un po' più aware delle differenze culturali, delle varie culture, dei vari paesi, proprio per una questione geografica, di facilità, anche quanto costa. In America viaggiare costa tanto. Gli aerei, oh, non so per quale motivo, ma gli aerei dall'Europa hanno un costo. Gli aerei dall'America, un altro. E di solito è tipo il triplo. Che è caro anche per loro. Quindi capisco che non è proprio facile. Però questo è un bel pro. L'ultimo punto. Perché io mi ficco sempre a parlare di questi argomenti? Abbastanza difficili, non potevo dire qualcosa di più semplice, tipo sì, non mi piace come in America si beve tanto e in Italia invece si sorseggia il vino. Che tra l'altro è vero. No, l'ultimo punto io lo voglio dare all'importanza che ha il lavoro. Allora, don't get me wrong, io sono un po' workaholic e a me piace tanto lavorare. Anzi, cioè a volte lo odio, però in realtà mi piace tanto. E ho ambizione. E la mentalità americana del se ci credi lo puoi fare, vuoi fabbricare sciarpe per pinguini? Secondo me può essere un business di successo, fallo! Mi piace molto di più rispetto a quella italiana, almeno qui del centro, dove spesso mi sento dire vuoi insegnare online? Vatti a cercare un lavoro in una scuola vera. Ok, va bene. Però, oltre al fatto che in America tanti lavorano proprio tanto a livello di ore, ci sono meno giorni di vacanza in generale. Poi magari questa cosa è personale, però io l'ho percepita dall'ambiente che ho frequentato in America. Visto che magari è come se questa mentalità del se ci credi lo puoi fare mette uno stigma sulle persone che magari non ce la fanno secondo certi standard. Se fai un certo tipo di lavoro in Italia non ti vedono male, non pensano fallito. Magari questa persona non è stata molto brava, non è stata così smart. Perché noi italiani siamo un po' più pessimisti, quindi però sappiamo anche quanto la fortuna influisca su queste cose. Vari fattori, che non è solamente quanto tu sia stato smart, ma è una serie di eventi della tua vita che ti hanno portato a questo punto. E quindi alla fine ogni lavoro sento che ha abbastanza dignità qui in Italia, di più rispetto a com'è in America, dove appunto, come dicevo prima, se ci credi ce la puoi fare, se ti impegni ce la puoi fare. Ah, se non ce la fai vuol dire che non ci hai creduto, che non ti sei impegnato. Capite qual è l'altro lato della medaglia? Questa cosa non mi piace tanto. Comunque spero di non aver fatto arrabbiare nessuno, perché ho fatto anche tanti altri video dove parlo delle cose positive degli Stati Uniti, eh? Quindi se siete curiosi andateli a vedere. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi, seguitemi anche su Instagram e vi ricordo Cambly, 55% di sconto sui piani annuali, link qui sotto, mio codice sconto, SoniaCandy55, i primi che arrivano se lo prendono. Ciao!